13 febbraio 2014, città di Mosca, stesso giorno, stesso momento. Che giornata pesante, ho le braccia che dolgono, gli occhi stanchi e le orecchie sensibili. Oggi ho abusato di me stesso, vorrei solo andare a sdraiarmi, perché domani si ricomincia da capo. E i testi in calendario saranno determinanti per l'esito che daranno. Ma ho fatto una promessa al mio migliore amico e intendo mantenerla. Una telefonata su commissione di un genere particolare. Ma gli amici sono importanti e Anton più che un amico è un vero brat per me, un fratello. Mi ha lasciato il numero da chiamare sulla mia scrivania. Esco dal bagno del buco di appartamento che condivido con lui alla periferia di Mosca e sono ancora mezzo bagnato e mezzo svestito. L'appartamento è piccolo ma efficiente, adatto a chi come noi ha vissuto con rigide regole militari per molti anni e che fanno dell'ordine e della precisione uno stile di vita. Ordine e precisione. Direi che queste due singole parole mi sintetizzano alla perfezione. Vivo la vita con ordine e la precisione è la mia miglior virtù. Accidenti che freddo. Guardo l'ora e mi accorgo che sono quasi le 10. Anton si è raccomandato di essere puntuale. Prendo il cordless e constato che è carico. Mi siedo alla scrivania pensando che devo resistere ancora per un'ora. E noto un messaggio in segreteria. Riconosco il numero. Mio padre. Non lo ascolterò. Lo elimino. Guardo il promemoria con il numero di telefono e mi siedo ancora senza mutande. Chiamare a ore 22 in punto e chiedere che ti passino la nuova recluta della Pussycat Hotline. A buon rendere, brat. Anton. Ricevuto. Compongo il numero. Attendo. Ciao, sono Alina. Dimmi cosa vuoi e lo farò. Farò tutto per te, ogni cosa. Mi dice una voce melensa dall'altro capo del telefono. Dobry večer. Voglio parlare con la nuova ragazza. Chiedo, come da istruzioni di Anton. Sono brava anche io, lo sai. Ursa Kyoto. Mi lambisce le orecchie con la sua voce. Ursa Kyoto? Bleh. Non ne dubito, dolcezza. Correggo il tono. Ma voglio quella nuova. Ogni tuo desiderio deve essere soddisfatto. Ora te la passo. Ricordati che se vuoi legarmi e imbavagliarmi, sono qui. Vorrei dirle che il bondage non è nelle mie corde. Carino il gioco di parole, ma non mi pare proprio il caso di approfondire oltre. La prossima volta, orsa chiotta. Non voglio essere scortese. Il telefono sembra morto. Niente suoni, neppure quegli stupidi jingle d'attesa. Niente respiri, niente sospiri. Zero gemiti. Ecco la solita tattica mangia soldi. Aspetti come un babbeo e intanto il tempo scorre e tu paghi. Sono tentato di riattaccare, ma poiché sono paziente e sono un buon amico, attendo. Cerco distrazione da questa attesa. Apro il cassetto sinistro della mia scrivania e guardo con approvazione la mia bambina che riposa nella sua gelida perfezione. Sento un rumore sordo al ricevitore, un tonfo per la precisione, poi un fastidioso scricchiolio si impadronisce delle mie orecchie. Ma a questo punto capisco che c'è qualcuno dall'altra parte. Era ora. Dobry večer. Saluto. Pensi di lavorare per me questa sera? Non ho né tempo né soldi da buttare via per un servizio scadente. Esordisco puntando ad un effetto a sorpresa. Ciao, sono Kat. Sono qui per te.
Si presenta con voce dolce, ma incerta. La nuova recluta, suppongo. Piacere di conoscerti, Kat. Sono Constantine. Le rispondo. Dimmi, Constantine, come posso intrattenerti? Mi chiede. Bene. Devo reggere parte e gioco. Voglio passare un'ora con te e tu dovrai soddisfarmi. Lo dico con tono serio e convincente, pensando a cosa non si fa per gli amici. Rivolgo lo sguardo al cassetto ancora aperto della mia scrivania e ammiro con approvazione la mia Makarov PM, una semiautomatica moderna a 9 mm adottata dall'esercito russo fin dal 1951. Un'arma con il minor numero di pezzi. Tacca di mira inserita a coda di rondine e parte superiore del carrello zigrinata antiriflesso. Un autentico gioiello. Il desiderio di impugnarla mi coglie. La prendo e la appoggio sulla mia scrivania. Prendo anche il caricatore con i proiettili. Proiettili che mi scivolano di mano, rotolando con clangore sulla scrivania e per terra. Maledizione! Mi chino veloce per raccoglierli e mi cade il telefono che tenevo tra guancia e spalla per avere le mani libere. Riagguanto il telefono e me lo riporto all'orecchio, maledicendo la mia inammissibile mancanza di destrezza. Constantine, ci sei? Sono qui, gattina. Suona bene, gattina. Penso sia stato il suo nome ad evocarlo in me. Sono ancora qui. La gattina mi chiede quali siano le mie preferenze e va da sé che non si sta di certo riferendo a cosa preferisco la mattina per colazione. Mi chiede anche come la voglio. Non la voglio proprio per nulla. Non so bene come muovermi. Ho ben chiaro quali sono i miei orientamenti sessuali e so con assoluta certezza che cosa voglio da una femmina. Ma non mi va di parlarne con una sconosciuta. E poiché in guerra si dice che la miglior difesa sia l'attacco. Attacco. Dimmi, gattina, dimmi tu che cosa vuoi che un uomo faccia a te per farti godere. Non ti interessare a ciò che piace a me. Le rigiro la domanda. In effetti il quesito è interessante e inusuale anche per me. Non mi sono mai posto il problema di chiedere alle femmine con cui ho scopato che cosa volessero da me. In relazioni di un certo tipo, quando si chiama in ballo l'amore, il rischio non è ponderabile e la vulnerabilità è elevata. In pratica, un campo minato. Non mi piacciono i campi minati. Preferisco il buon sesso, che per me deve essere robusto, di fatica e controllato. Meglio ancora se controllabile. A questo punto sono interessato alla risposta che mi darà la gattina italiana. Sì, sono più che certo che sia italiana. Amo l'Italia e potrei affermare che sia una predisposizione innata del popolo russo amare l'Italia e nel mio caso la predisposizione è anche genetica essendo, come credo, per metà italiano da parte di mia madre. Constantine. La sento pronunciare il mio nome. Mi piace la sua voce e ancor di più la sua pronuncia. Mi aspetto che inizi a raccontare chissà quali sciocchezze per intrattenermi. Sono un uomo adulto e le mie orecchie possono sopportare di tutto. E invece mi rifila acqua tiepida. Anzi, acqua e basta. Inizia con una storiella sul fatto che le piace essere guardata mentre si masturba. Dilettante! Mente. Perché? In fin dei conti dovrebbe essere libera di dire ciò che vuole. Sa che non la posso raggiungere, né vedere, e sa anche che mi deve intrattenere facendo scorrere il tempo. Deduco che dovrebbe esporsi con qualcosa di più intrigante. Che so, prenderlo nel lato B, per esempio. Già, chissà com'è, il suo lato B. L'arma tra le mie gambe sussulta. Balle. Tuono. No, è la verità. Insiste con la sua tesi. E mi piace usare oggetti. Ti piacerebbe guardarmi? Chiede con tono suadente.
Mi si alza di riflesso un sopracciglio. Oggetti? Curioso, ma mi sento messo da parte e l'uomo che c'è in me ruggisce. E io che cosa dovrei fare se tu usi degli oggetti? Mi pare una domanda legittima. Mi risponde soave che li devo usare per entrare dentro di lei. Perplesso, ho ben presente ciò a cui si sta riferendo, anche se non ne conosco i nomi nello specifico. Dido, Dodò, Dudù. Ma sto chiamando in causa cazzi finti a batteria di gomma o altro materiale, palline unite da piccole corde che sembrano collane per signore e altre cose del genere. Puah. Preferisco di gran lunga l'impatto carne su carne. Vuoi, Constantine? Mi chiede. Voglio, mi chiedo. No, non voglio. Le propongo la mia lingua in alternativa ai suoi aggeggi meccanici, che tra l'altro non necessita di ricambio pile, molto più ecologico e naturale. Ma lei per tutta risposta mi aggredisce e mi ribadisce che le piace essere invasa da oggetti. Ok, de gustibus non est disputandum. Il mio latino è arrugginito, ma da ragazzo ho studiato alla scuola italiana e il latino era compreso nel pacchetto. Sono stato in Italia più volte per lavoro, per piacere e anche per altri motivi, e tornarci ieri è sempre troppo tardi. A questo punto la gattina mi chiede di scegliere un oggetto. Mi guardo intorno disorientato. Devo mandare avanti questa surreale conversazione per un'ora e noto che sono passati solo alcuni minuti. Sono un tipo preciso, non fantasioso. Valuto ciò che mi offre l'ambiente circostante. Un oggetto, vediamo. L'occhio mi cade sulla mia Makarov. Una pistola. Esordisco. Intrigante, no? Anche sconcertante ad onore del vero. E adesso vediamo come se la cava la mia gattina. La gattina geme. Immagino per scena e sempre facendo finta di rabbrividire, mi dice che la pistola è fredda. Fredda? La mia Makarov PM fredda? Mi sento schiaffeggiato. Accetto il guanto di sfida. Adesso ti scaldo io. Missione gatta in calore. Mi agito sulla sedia. Non nelle mani giuste. Istigo con voce volutamente provocante e allusiva e poi la attacco per sentire la sua reazione, invitandola in malo modo a fare il suo lavoro di intrattenitrice telefonica hot. In fin dei conti siamo qui per questo. La lecco, Constantine, la tua pistola. Mi dice calma e lenta. Il cervello mi va in stand-by. La frase pronunciata dalla sua voce, con quel tono, con quella pronuncia italiana e l'allusione che contiene vanno a segno. E una scossa mi attraversa e arriva dritta al mio inguine. Per la miseria! Questa roba delle telefonate hot in qualche modo funziona. Poi cerca di intrigarmi dicendomi che si mette una mano tra le sue cosce e che bagna la mia pistola con la sua eccitazione. Ho l'uccello duro. Mi lascio rabbrire e chiudo gli occhi, ritrovandomi su di un letto con una donna. Con lei. La pistola è scarica, vero Constantine? Mi gela. Apro gli occhi e torno alla realtà. Capisco che stava recitando e che con tutta ragione l'idea di una pistola per fare giochetti erotici la inquieta. Che razza di stupido. Come poteva essere altrimenti? Scarica. La tranquillizzo. Mi pento della scelta sull'oggetto e anche la pistola in mezzo alle mie gambe si disarma. Avrà pensato che sia uno squilibrato. Continua, gattina. La invito. Non voglio che pensi male di me, anche se non la conosco. Le vado incontro. Dammi la pistola, gattina. Le dico con tono calmo, quasi dolce. Vorrei riparare ad un torto che in fondo a me sono convinto di aver commesso, oltre l'intenzione. Mi sento in colpa con lei. Dammi la pistola, le ripeto.
È ovvio che è solo un trucco per disarmarla di un'arma irreale che le ho messo tra le mani, ma si sa che la mente la possiamo ingannare e voglio che mi creda. Non serve. La invito a chiudere gli occhi e a pensare di essere sdraiata nel suo letto. Obbedisci. Le comando. Chiudi gli occhi, prego. Le rammento di nuovo che non ci sono armi nella sua stanza e che è a letto, nuda. Vorrei vederla. La immagino mentre si accarezza i seni palpandoseli, mentre i capezzoli si intravedono tra le sue dita e sono turgidi. Glielo dico. Immagino il corpo caldo di una donna sotto di me, un corpo nudo. E ora che cosa faccio? Che cosa le dico? La proposta che mi aveva fatto la tipa che per prima mi aveva risposto al telefono mi viene in aiuto. Orsacchiotta, la signora legare e imbavagliare. Sì, deciso. Ti leggo e ti imbavaglio. Le dico a bruciapelo. Ma prima passati la lingua sulla bocca, gattina, e apri bene le gambe. Porta una mano in mezzo alle tue cosce. Obbedisci! Le ordino. Infila le tue dita sotto le mutandine e toccati. Sei bagnata per me. Sono rapito dalla situazione. A questo punto non so più se parlo per lei e a lei, con il solo fine di scacciarle dal pensiero il ricordo della pistola, o se parlo per me stesso perché sono di nuovo eccitato e sorpreso di esserlo. Contegno, Costia! Le dico che le sono sopra e che il mio amico in mezzo alle gambe sta facendo la sua conoscenza. Ti leggo. Continuo. Chiudo gli occhi e inspiro continuando a parlare con tono disinvolto di una cosa che non ho mai fatto in vita mia. Legare e imbavagliare è uguale a comandare e a me piace dare ordini. Ti posso legare? Attendo fiducioso una risposta che non tarda ad arrivare e si manifesta come un suo miagolio sommesso. Immagini mi danzano nella fantasia, una stanza di una casa italiana come ne ho viste tante, la primavera, le finestre aperte e il sole, un letto morbido e una donna lì su quel letto alla mia mercé. Sublime. La devo legare. La mia voce entra nelle mie stesse orecchie mentre le racconto di come con corde leggere uscite dalla fantasia del momento le assicuro i polsi congiunti alla testata del letto e le caviglie ai lati dello stesso in modo che abbia le gambe aperte. Il mio uccello sussulta e con la mano libera dal telefono lo premo con forza per dargli sollievo. A durissimo. Ti imbavaglio. Lei geme al telefono. Lo prendo per un sì. Ma possibile che anche lei stia inseguendo questo strano gioco? La imbavaglio. Le dico che scivolo con il mio corpo sul suo e che la bacio sul seno, che le succhio i capezzoli e che la mia lingua corre più giù all'ombelico. Le mie mani stringono i suoi fianchi mentre con la faccia affondo nella sua intimità per un incontro-scontro. Clitoride versus lingua. Mi sembra di sentire il suo profumo. Assurdo. Ti prego. Mi dice in un sussurro appena udibile. Mi ha pregato. Ascolto me stesso mentre le dico che con la mia lingua la esploro, che la mia lingua la assaggia e la tortura, e che si muove veloce sulla sua micetta. Ti piace? Le chiedo, e non so perché, ma ho la sensazione che siamo in due in questo gioco. Lei è con me. Vieni, Kat, godi per me. Io ti vedo, tu mi senti. Con queste parole spero di liberarla. Sento che ansima. Sta reggendo il gioco? Oppure no? Scopro che mi piace pensare che non stia fingendo e che per davvero mi abbia donato un suo orgasmo. Ho il fiato corto e la mia voce è diventata roca. Il mio uccello punta contro la scrivania e implora sollievo. Disciplina, Costia! Ansima ancora la gattina e non dice nulla. Qualsiasi cosa sia successa, lei
è ancora dall'altro capo del telefono e spero che non pensi più a me come ad uno squilibrato armato. Molto brava, gattina. Stai facendo le fusa, sento. Le dico per stemperare la tensione che corre sul filo del telefono e che ci unisce. Sento il suo respiro pesante e tipico di chi ha retto uno sforzo fisico breve ma intenso. Ottimo. Missione gattina in calore, compiuta. Le chiedo di farsi viva e tornare sulla terra. Costantin. Scatto in avanti con il petto e mi rendo consapevole di quanto questi minuti mi abbiano avvicinato ad una sconosciuta. Porco diavolo, ho goduto. Cioè, non per davvero, ma mi prendo l'uccello con una mano e lo stringo forte. Rilassati per me, gattina. Ora come ora desidero che tu stia con me. Le dico, è ciò che voglio. Piano piano mi calmo e più passano i minuti e più la razionalità riaffiora. Ma che diavolo? Sono le 23 e una manciata di minuti. Ho mantenuto fede alla promessa fatta ad Anton e per come è andata la telefonata, forse sono io che devo un favore a lui. Da Svidania, gattina Kat, è stato un piacere, spassibo. La saluto e chiudo la conversazione. Mi dirigo verso il bagno per andare a lavare i denti e il pensiero della gattina italiana mi segue e vuole lavarsi i denti con me. Metto il rewind al cervello e ripercorro l'intera telefonata. Ho conversato con una sconosciuta per 60 minuti e oltre. L'ho legata, imbavagliata, toccata in ogni dove, fino a provocarle un orgasmo. Ne sono certo, adesso più di prima. Ho quasi avuto io un orgasmo e rimpiango il quasi. Il non sapere chi era ha liberato la mia libido e il desiderio che ho provato è stato reale. Mi ha lasciato in uno stato di eccitazione che perdura anche ora. Da pazzi! Ripongo lo spazzolino e mi guardo allo specchio. L'uomo riflesso è un 37enne, capelli corti castano chiaro, con i primi grigi alle tempie. Occhi azzurro ghiaccio. Alto 1,87 m per 85 kg di peso e fisico da militare non palestrato. Erede unico di un magnate russo New Age post perestroica e disgustato di esserlo. Professione? Tiratore scelto istruttore. Presente. Sì, sono un ex cecchino dell'esercito russo e questa sera qualcuno mi ha centrato in pieno senza neanche prendere la mira. La prova è il mio uccello duro come il rigor mortis. Squilla il telefono e per un secondo penso a gattina. Kostya! La voce di Anton mi aggredisce le orecchie. Ma che diavolo hai combinato con la telefonata che ti avevo commissionato? Sei una testa di cazzo! Mi urla. Rimango senza parole. Cosa ho combinato? Me lo chiedo anch'io. Ho fatto solo ciò che mi aveva chiesto. Per inciso, consento solo al mio amico Anton una tale confidenza gergale nei miei confronti. Un tono del genere per rivolgersi a me lo considererei inammissibile. Oltraggioso e senza via di scampo sulle conseguenze che arriverebbero, quanto è vero che mi chiamo Konstantin Kotov.